sono partiti gli atleti. Ripetiamo per loro 5 giri da 6 km, si è portato subito in testa il Friuli. Le atlete. Vai Alberto! Vai Alberto! Vai Ale! C e i Master B4 e B5, dove qui è un piacere tornare a rivedere in gara. Andiamo a Sonia Basso, come ai vecchi tempi scalda la soletta degli sci, e oggi c'è forse meno difficoltà a indovinare la sciolina, però io sempre evitare lo zoccolo e cosa la vedi? Le solette. Ma si sentito tante bestemmie in un colpo di mano. Questi gas sarà super a piazza, non è mio pugile da un paio di mesi. Qui resta su quello che cai, in questo punto. Non sai che ho avuto l'idea di... semplicemente mostruoso. Occhi istanti. Pari, mezzo di un mistero, mi costiamo solo l'acqua del mega, pari. Tutti attendono che il delegato tecnico Egle dalle Ave dia l'ok per la partenza. 15 secondi, attenzione. Cinque secondi. Si deve riprendere il countdown. Forza! Partite e partiti, sono partite tutte le Mattia! B4, B5, e subito la Maron che prende la testa del gruppo, Lorella Maron. E quindi tra poco ci sarà il transito ai primi 6 chilometri per quanto riguarda gli atleti juniores, signores e master che sono impegnati nella 30 chilometri. Eccola qua la Baron che affronta per prima la discesa, atleta carnica. Bravo Mattia! Con lei c'è Luigina Minian, atleta di Tivalo, paesino vicino a Paluzza, e via via affronta la discesa anche Nicoletta Levi. Vai Alberto! Vai! Bene! Tieni duro sempre! Grazie!
le categorie intermedie, vale a dire ragazzi e... Speriamo che abbia fatto i sì giusti. Allievi. Ah, ma che ho fatto di guai, ho scoperto io. Il primo passaggio al comando c'è Francesco Fuccaro, l'atleta udinese della Vangleris. Si porta in scia Luca Bordot, l'atleta bolognese della Valsassina. Nel gruppo di testa anche Olivo Antoniacomi. Mario, perso Mario. Chi sarà Bordot? Mario. Fuccaro era stato il più veloce all'uscita, c'è un altro gruppetto con Nicola De Lorenzo che prova a rientrare nella scia del trenino che guida. Intanto attenzione Simone Bosini, il trentino che entra nella coppia di testa insieme a Luca Bordot. Poi Silvio Zambelli ad inseguire. Buon passato nelle giovanili del fondo italiano. Aspetta, mi ecco Daniele Doriguzzi che entra a completare il primo giro. Passaggio per Gianni Segala. È transitato Marco Ruaro, transita Angelo Rausse. Guida questo gruppo Michela Dalla Costa. Ed eccolo qua. Vai Michael! In discesa. Eccolo, dai, eccolo. Michele. Vai, vai. Vai Michele. Il prossimo giro andiamo a bere Alberto. Mattia sei andato a prendere io. Durase è partito Gagliardo senza rendere secondo. Gli altri sono partiti col suo ritmo tranquillo, lui probabilmente è arrivato e partiva a manetta, no? Piccola differenza. Raga, perché non l'hanno fatto? Guarda. Noga mia. Stoppi? Sì, esatto, noga mia, un'idea di quello che possa gestione. Dire. Quindi è facile che sia saltato. Quanti giri
Tre giri questi che sono appena passati, sì, no? Il secondo questo. Questo qui è l'inizio del secondo. Dipende se sono sei, se sono i primi. Qui che fanno la 30 fanno sei giri. Salve Roberto, devo passare a Martini. Questo ho visto che sei figlia. Siamo il papà. Non lo conosco. Natri, tutte le volte Natri, abbiamo visto Natri Luca che penso che i familiari. Esatto, sicuro. Lo tifemo sempre, in qualsiasi situazione. Ah, Luca è da tutto. Vai Mattia! Vai Mattia! Infatti i figli neanche uno, non lo spera. Sui nipoti, quindi riversa. Queste perché queste più piccole, perché anche gli altri. Dai Mattia, bene, dai Mattia, vai, vai. Bravo. È duro. Se conosciamo bene. Corre qua, mi stiamo io. Per Cristani. Cristani. Arriva in dritto. Se lo ritira. Arriva qui. Se non se la ritira a sto punto. Eccolo. Ora che sciocare, uomo. Elena, bravissima, dai, via, brava, bravissima. Ma ha fatto fare un chilometro in più. Sì, perché hanno detto che era sbagliato. Dai, mettete le domande. Che cosa? Cosa ho detto? E via via che va sotto e va per forse lì, ovviamente dentro sta meglio il ritmo. Vai Andrea! Vai Daniele! Vai Daniele, via! Vai Mattia!
Vai Michael, vai! Hai Alberto! Hai Alberto! Hai Alberto, bene! Sono staccati i due. Dai Albert, dai, dai! Ho perso una papera! Ah, porca miseria! Bravo Mattia! Bravo Mattia, bravo! Dai Andrea, bene! Con calma, dai! Ciao Michele! Ciao! Ah, ciao! Hai visto qua via? Sì, sì, no, non provai mai a brutti. Diago! Ma ascolta, ma questo che hai detto? Ah, Mario questo. Mario. No, è Michael. È l'andazzo.
Questo è il gaidito del... Sì, sì. Ah, io sono a fuori, ho visto chi veniva dentro, vedo dove ho parcheggiato. E lui? Oh, no. Un giro di mago però. Quanto capisci il capo? Chi? Davide, scusi. Ha perso parecchio. I giri insieme, poi i primi 7-8 km, dopo non so di se sta a causa della cupoeta, ma fatto stare comunque. Non vuoi cambiarla? No. Cos'è Bortotto che sta lì a forte, che sta il numero uno lì. Cristani! Bene! Toccia! Mi è tanto distante io, eh! Un minuto! Raga, poco più di un minuto! Lì sotto è! Pensavo prima che aveva più distacco che ha recuperato, eh! Domande che se domande che se voi... Ti devo domandare cosa se vuoi? Bastoni! Ma sei cosa da prima? Dai Alberto! Dai Alberto! Niente bastoni Alberto! Thank you.
ci sono i primi 14 gli atleti che hanno già completato la loro prova. Vediamo Nicola De Lorenzo che ci pare soddisfatto della sua prova. Bordopista c'era il papà Antonio, vecchio campione di un tempo passato, gli ha fatto assistenza. Altri arrivi al fondo italiano, pagine indimenticabili, e lui, oltre ad essere stato a sua volta grande fondista, Valentino Stella è stato uno dei grandi protagonisti anche con la maglia della scuola militare alpina di Aosta e del centro sportivo esercito di Courmayeur nello sci alpinismo, con Palmiro Serafini, per ricordare un suo abituale compagno di gare di avventura nello sci degli anni 60. Lui poi si dedicò a guidare gli alpini sciatori a Courmayeur, il centro sportivo esercito. E dalla Val d'Aosta hanno completato una gara, ricordiamo, mondiali master che tornano in Italia a distanza di 8 anni, mondiali master che per la prima volta il Veneto ospita, e non poteva che ospitarli qui ad Asiago, una delle vecchie del fondo italiano e mondiale. L'arrivo di Rausse e di Re Calcati, anzi no, chiedo scusa, di Magnabosco. Tra un mese l'inizio, intanto dobbiamo sempre rinnovare il grazie ai molti volontari che in questi giorni sono andati a prendere neve dove ce n'era qui sull'altopiano, in particolare grande sforzo per portare il camion di neve dall'aeroporto di Asiago, è stata perfetta. No, la gaffata, perché dopo mi fatto rilevare che non capiva. I ragazzi e gli allievi. Partenza in linea. Quindi tra mezz'ora ci sarà la chiamata per i Super Baby. Quindi ricordiamo e confermiamo, partenza alle 12 a mezzogiorno. Super Baby. Tanto arrivo di Mario D'Uso. Gli applausi sono tutti per lui, per il problema con i materiali, insomma, su una neve un po' difficile. E Ale, forza! Basta finita la prova e possiamo partire con la gara dei baby sprint. Andrea, il giubbetto!
Attenzione! Partiti! Partiti baby sprint! E adesso facciamo attenzione in pista, grazie! E qua esce subito velocissimo! Il 22, poi il 24, e lo danno la Salitella, e c'è il 27 che è Baffacco, molto diligente, deve stare attento, non vuole pestare le code degli sci dell'atleta che ha davanti. Insomma, qua bisogna rispettare, farsi rispettare in pista. Intanto pronti alla partenza le baby femminili, prepararsi. Irina e Letizia Rigoni, Margherita Panozzo, Roberta Cenci, Sofia Cardi, Arianna Flossi, Altea Longhini, Anna Maria Slaviero, Ilenia Lunardi, Anna Cunico, Vittoria Costa, Sara Della Ricca, Giorgia Rocchetta, Veronica Cenni, Lucrezia Pellizzari, e adesso attenzione al ponte davanti a Cunico che prova a rimontare, non ce la fa, è secondo. Arrivo di Chiara Paganin in lotta con Antonio Pertile, e la Paganin che va a vincere la gara femminile. Pertile terzo, qui si lancia Noemi Maraolo nella discesa, l'atleta dell'Unione Sportiva Asiago Sci. Allora le baby sono pronte, attenzione, per loro un chilometro. E poi sarà la volta dei baby uomini. Pedro Maraolo, che chiude anche Giorgia Finco, cappellino stellare, la lunga treccia sulla schiena che rende meno aerodinamica l'azione. Però qua ce n'è ancora una che gira, si tratta di Emma Facco. Emma Facco sta per imboccare il rettilineo d'arrivo. Attenzione perché stanno per partire le baby. Un chilometro. Ricordiamo finale l'11 di marzo a Valcaciapela in Marmolana del Gran Prix Latte Busche. Vediamo Sofia Carli in attesa oggi ho una grande prova. Dimitri Orella è pronto. C'è l'arrivo di Emma Facco. Pronti allora, partenza delle baby. Facciamo attenzione. Attenzione, partite, adesso si preparano i baby, qua esce subito veloce Letizia Rigoni, Altea Longhini che prova a rientrare nel gruppo, e guardate la Rigoni sulla salita, molto bene. Dai Sara! Dai Sara, via! Dai Sara! I baby sono tanti, qui ci va da Massimo Orsato a Luca Traverso, dal 16 al 42.
Bebi, anche per loro un chilometro, ho il flusso lì, 2 chilometri. Al comando Sofia Carri, giù, poi Letizia Rigoni, poi Vittoria Costa, la Cianci e la Pellizzari che sgomitano, si lancia Maria Chiara Slaviero, Altea Longhini, Giorgia Rocchetta, vediamo se ce ne sono altre. Un chilometro per loro. Viene schierato all'esterno. Mentre stanno per arrivare le 11 secondi. Neanche dovresti cambiare binario perché io avevo già. Dasello! Si preparano le cucciolata, cucciolata partenza. Sono 14. Dai Giacomo! Intanto ci sono le assieme a Michele Minuzzi. Oh, Alberto! Ecco, che lì è?